Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, ci troviamo qua a Vigneto oggi, il 31 di marzo del 2019. Sono in compagnia di un amico carissimo, che noi ci conosciamo sin dall'infanzia. È ritornato da poco, da breve, dalla corrida, dove ha partecipato, e vorrei fargli alcune domande. Così su come è nata la sua passione per il western. Dimmi tu. No, vi ho presentato, io sono Spinetti Giuseppe, sapete benissimo chi sono perché sono uscito ora ultimamente sui giornali. Sono appena rientrato ieri da Roma. Ho fatto la trasmissione, ho partecipato alla trasmissione venerdì sera 29 alla corrida condotta dal magnifico presentatore Carlo Conti. E niente, è stata un'esperienza molto positiva. Diciamo che mi sono divertito e ho fatto divertire. È l'importante divertirsi, uscire fuori sì. Proprio con quello spirito di gruppo. Bravissimo, visto che ero proprio con un gruppo, ci siamo divertiti a Vicenza, anche dietro alle quinte. È stata un'esperienza buona, anche se poi, sinceramente, per me non mi è toccato un tanto nel cuore, visto che ero già ritornato da dei spettacoli al Grossi Festival di Torino e mi procinto venerdì a ripartire per Udine. Dopo due weekend ritorneremo a Roma. Ma con chi vai? C'è il mio gruppo, i Rancheros, che sono stati presentati a Roma in versione di saluti dal sottoscritto attraverso un grosso video. Con il gruppo tutto insieme, hanno fatto gli auguri in diretta, sempre nel programma di Carlo Conti. E il gruppo è composto da 13 elementi più altri 5-6 di riserva e nulla, ora aspetto lo speaker che mi fa delle domande a cui risponderò. Sicuramente la passione, cioè la mia domanda principale è da dove nasce la passione per il western. È sin da quando eravamo bambini che si giocava qui nelle piazze, nelle aie di Vigneta, perché non c'era altro, non esisteva internet, non esisteva i cellulari o la tecnologia che c'è oggi, quindi giocavamo a guardie ladre, ai cowboy indiani e queste cose qui. Poi Giuseppe l'ha veramente portata avanti nel tempo finché è riuscito a sfociare nei rodei qui della zona. Qual era quello giù? No, veramente tutto è nato nel lontano 1900, nel 2000 praticamente, cioè quando ho iniziato veramente a concretizzare la mia passione. Prima facevo altre cose, però visto che siamo sotto al profilo western, la mia passione è nata proprio nel 2000 e ho agganciato un mondo western reale attraverso una signora che era venuta qui a quei tempi ad invitar di Torino e lei aveva messo su un maneggio di cavalli. E da lì poi è nato tutto il realismo. Sì, ho iniziato a conoscere gente, mi ha portato, ho iniziato a fare lezioni a cavallo, ho conosciuto le persone giuste, specialmente il mio istruttore, che mi ha aiutato tanto. Poi dopo diversi anni ho fatto conoscere il mondo western, sono entrato a far parte di tanti gruppi che gli servivano proprio qualcuno per tappare i buchi durante i loro spettacoli. Allora io ho iniziato a fare... Un modo di dire. Ma erano quasi gli sketch principali, però per tappare i tempi morti, diciamo. E era riuscito benissimo. Dopo diversi anni ho iniziato a fare anche i cancelli, per esempio nelle gare di Tim Penny sono specialità, per cui praticamente ai vecchi tempi questo era lavoro con le mandrie. Ora l'hanno trasformato in uno sport in cui tre concorrenti si devono dividere i vitelli e portarli il numero meno possibile. Vabbè, taglio corpo, insomma, da questo lavoro qua è diventato uno sport. E io ero addetto ai cancelli, a far entrare i cavalieri, uscire i cavalieri, stare attenti alle mandrie di manzi
un po' di tutto. E dopo sono entrato a far parte di questo gruppo diversi anni fa, mi hanno fatto conoscere questo gruppo a Reggio Emilia Cavalli, una delle tante manifestazioni equestri, nel 2004. Nel 2004 loro mi hanno accettato nel gruppo, visto che avevano già sentito parlare del mio nome sempre per passione, che mi riusciva bene di intrattenitore. E di lì questo gruppo si chiamava i Rancheros, a quel tempo avevano solo il salon. Il salon, e si faceva tutte diversi sketch western ambientati e ripresi dai vecchi film di Sergio Leone, Il bello, il brutto, il cattivo e tutti quegli altri film della serie Spaghetti Western. Da lì ho imparato a fare le scene, mi venivano bene perché io ero già propenso. Ho fatto la gavetta con loro. Dopo pian piano siamo cresciuti, abbiamo iniziato, loro erano già conosciuti, però sempre a livello pian piano siamo cresciuti, il signore il presidente, il signor Passarini Sandro, con sede a Pieve di Cento, lui è tuttora un designer del mobile, quindi c'è mobilifici, e lui si è fatto tutte queste strutture, ha iniziato a fare salum, poi ha iniziato a fare la chiesa, la banca, la prigione, insomma. Ci ha ricreato quello che era vero. Ha ricreato una città western col tempo. E col tempo siamo progrediti anche nel settore delle scene, unendo più scene, facendo scene più lunghe, facendo copioni, abbiamo una sala di registrazione, sempre a Pieve di Cento. I ragazzi vengono un po' da tutto il nord Italia, dal centro Italia, abbiamo tre ragazze splendide che fanno tutta la coreografia del saloon, le donne del saloon e diverse scene. Poi abbiamo tutto, non manca niente. Di lì siamo andati avanti. Credo che Giuseppe è molto altruista, perché potrebbe incentrare, magari anche sull'onda di queste ultime esperienze televisive su di sé, invece enfatizza molto quello che è il suo rapporto col suo gruppo Rancheros, e insomma chi lo circonda, perché lui veramente sta bene, vive bene in mezzo alle persone, è una persona socievole, una persona di gradimento, quindi io gli auguro tanta fortuna, spero che in futuro veramente possa avere altre e tante altre soddisfazioni. Direi che da dire non c'è altro, perché hai detto tutto te. Ci sarebbe un po' dell'altro, visto che lo so, guarda, io te lo dico che è tondo, non la facciamo un'intervista da 10 ore. No, facciamo un'intervista da 10 ore, perché aggiungo solamente che in queste tournée con loro che abbiamo, andremo a Udine fine settimana, un altro weekend a Udine, poi Roma di nuovo, stavolta l'Eurofermi, alla Music the World, cioè il mondo country, in tanti padiglioni in cui rappresenta praticamente un po' tutti i generi che riguardavano la Sud America, tutto, quindi ci sarà di tutto, 25 padiglioni in cui rappresenterà tutta, diciamo, tutti gli eventi sotto il profilo americano, che si chiama il Festival del Mondo, e sono diversi festival, quindi noi lo aspettiamo con la nostra città western per divertire grandi e piccoli. Logicamente, ritornando alla mia vita privata, non posso fare tante cose perché, avendo avuto un po' di problemi di salute, vabbè, tutto superato, il più. Sì, ma devo stare un pochino attento. Essere umani, ci piace anche dire quello che è la nostra vita personale. Allora io dico in gamba, buona fortuna, e poi ci racconterai tutte le tue vicissitudini, tutte le tue fantastiche avventure insieme al tuo gruppo. Grazie. In giro per l'Italia. Grazie. Molto gentile. Figurati, Giuseppe.